Ultima giornata del girone di andata per quanto riguarda il campionato provinciale di Latina. Nuova Florida, capolista del raggruppamento, affronta qui al centro sportivo La Coccinella l'Ele Nettuno. Le squadre al centro del campo all'ordine del signor Magnini della sezione di Albano Laziale, pronto a dirigere questo importante confronto dell'allenatore Gentile. Parte intanto in questi istanti il confronto a Scarpetti, poi trova la possibilità per gestire il pallone di prima, attenzione, poi il tiro da parte di Mignone, che è tra l'altro il miglior realizzatore, prova anche la soluzione Babucci, pallone riconquistato ancora con il destro, gli si oppone Scarpetti dal calcio d'angolo, la palla messa in mezzo, arriva poi il tocco da parte di Mignone, palla che colpisce il palo, in avanti ancora in mezzo la possibilità, trova soltanto l'esterno Gian Giacomo con la Santi sulla destra, Valente prova a forzare la manovra, il recupero di Scarpetti, se ne va, è un 3 contro 2, apre verso Gian Giacomo, la palla messa in mezzo debolmente sulla destra, pronto con la Santi a gestire il pallone, Caporaletti continua a predicare intanto la possibilità con Valente, ci ha provato di prima intenzione, fino adesso tiene molto bene e in pugno la partita, Scarpetti recupera un importante pallone, se ne va da solo l'uno contro due, Herrera prova la soluzione, il diagonale con la Santi, Moncada alza il pallone verso Carioti, Scarpetti l'1-2, ancora Moncada chiede il calcio di punizione, Moncada il tiro è con Fonte Maggi che si trova sulla traiettoria, Herrera, Scarpetti al centro, pallone poi riconquistato da Babucci, trova la soluzione, torna Simulo che prova l'imboccata verso Mignone, prova sotto rete, Amadori entrato da qualche istante in campo, ha la possibilità per andarsene nel Nettuno, prova a colpire ancora con il tiro da parte di Monteforte a cercare l'angolino alto, ancora Scarpetti in mezzo, poi recupera Mignone, se ne va da solo accompagnato da De Celi, arriva il vantaggio, il gol che sblocca il risultato, azione perfetta condotta soprattutto da Mignone, poi riesce ad andarsene a pace, la spaccata di Fontemaggi e poi allontana ancora Babucci, il tocco che vale il raddoppio e la Nuova Florida fa 2 a questo punto con Federico Babucci, pallone sul calcio d'angolo, prova Valente, trova soltanto l'esterno, la sua stazza importante anche se non riesce, intanto se n'è andato pace sulla corsia di destra, ha messo in mezzo per Scarpetti e mette in mezzo per Monteforte e c'è il gol di quest'ultimo che riapre il confronto. Babucci prova il lancio lungo, millimetrico per De Celis, sarebbe stato veramente un gol straordinario. Moroder, entra Babucci, intercetta un pallone, poi fa tutto da solo sprecando. Gol indietroci. Ancora De Celis, da per Simolo, il piattone di Simolo, poi De Celis con la complicità di Herrera e il gol del 3-1. Monteforte se ne incarica, di fronte a sé a De Celis, parte la rincorsa, parte Monteforte, prova la soluzione, trova anche il gol, perfetta esecuzione, doppietta personale per Monteforte, un spettacolo veramente, va via pace, apre per Herrera il diagonale sul secondo palo, non si chiude di proteggersi su questo possesso palla, prova la soluzione dalla distanza Monteforte, il tocco coglie l'invito del suo mister, prova la soluzione, c'è la deviazione di Carioti, arriva il triplice fischio finale di Magnini che dice che a questo punto può bastare, Nuova Florida espugna il centro sportivo La Coccinella per 3-2 nei confronti dell'Ele Nettuno.